ciao sono silvia platania maestra di piano e siamo arrivati all'ultimo video di questo corso gratuito un viaggio che aveva come obiettivo quello di insegnare a tutte le persone che avessero questo desiderio a mettere le mani sul pianoforte a suonare a mani unite a suonare esprimendo le loro emozioni e spero veramente che si sia arrivato o arrivata fin qua un briciolo di magia tu l'abbia percepita attraverso le note di questo pianoforte. E a questo punto ci chiediamo quale sia il metodo migliore per continuare, se vorrai continuare, e per non perdersi fra le mille offerte e possibilità che ti offre il mondo musicale. E quindi. Non sarà una marchetta, non ti dirò che il mio corso livello 1 è il migliore perché non ho fatto tutti gli altri e quindi non potrei garantirti che il mio sia il migliore. Ma vorrei portarti alla consapevolezza di una scelta che farai in maniera responsabile. E quindi adesso che sei arrivata, arrivato a questo livello, ci possono essere diverse strade davanti a te. La prima, più semplice, ma anche la più pericolosa, è quella di continuare come un'ape ad andare di fiore in fiore su tutti i tutorial che trovi su YouTube, a prendere un po' di qua, un po' di qua, un po' di là, un po' di qua. E perché dico che è la scelta più pericolosa? Perché ho molta esperienza di questi allievi, eh, o anzi, allievi di nessuno perché di fatto sono autodidatti che fanno un po' un tour da vari maestri ma non arrivano mai a concludere niente. Per quale motivo? Perché le strade per il pianoforte, cioè i metodi, sono tutti diversi. Il mio metodo è diverso da quello di Giovanni, che è diverso da quella della maestra Francesca, che è diversa da quella della maestra eh, Susanna. Ok, e se tu passi da un metodo all'altro ti troverai un sacco di informazioni contrastanti e a quel punto ti chiederai ma perché uno dice di articolare l'altro dice di non passare il pollice l'altro si raccomanda di passare il pollice l'altro vuole che suoniamo col polso che fa così l'altro vuole che facciamo <ride> come si chiama questa danza non mi ricordo questa danza e quando suoniamo e tutti dicono cose diverse non ci capisco più niente ci sono diverse scuole pianistiche. Alcune sono nate esclusivamente per i bambini e quindi come scuola per bambino nasce facendo riferimento alla fisicità e alla plasticità di un bambino e quindi non sono le migliori scuole per eh, una persona adulta. E quindi l'idea di passare da un video all'altro, secondo me... Non è la migliore se hai intenzione di fare progressi con questo strumento e di non trovarti fra un anno a dire vabbè, ho solo giocato, adesso do via la tastiera e lo lascio lì a, a meditare sotto il letto. Quindi, prima cosa secondo me, del andare da un tutorial all'altro, bocciata. La seconda cosa che eh, è più facile da fare, che anche quella secondo me ti porterà a pochi risultati, e questo lo so perché poi mi scrivono dopo uno o due anni che usano queste cose e mi dicono non ho imparato niente, ma chissà come mai, sono le app con le stelline che cadono sulle note e grazie alle quali tu diventi una perfetta scimmietta che vede la stellina che cade sul Do, sul Mi, sul Sol sul fa ma il problema magari sapessi che è un domi sol fa il problema è che manco quello sai perché cadono queste lucine senza che tu sappia che nota sia che nota non che, 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 che relazione ha con le altre e quindi vieni addomesticato come una scimmietta niente di più niente di meno lo stesso metodo senza capire niente quindi sì ti dà soddisfazione perché riesci a tirar fuori subito delle melodie ma l'impostazione della mano sarà pessima il la consapevolezza di che note stai suonando, non ci sarà, e anche quello sarà una strada a breve termine che ti porta subito a risultati, di suonare delle melodie. Però, insomma, è come voler andare a cavallo e Utilizzare il cavalluccio delle giostre pensando di essere un fantino non è proprio la stessa cosa. Quindi abbiamo scartato andare di fiore in fiore, abbonarsi a un'app dove non c'è nessun contatto umano con nessuno se non le stelline che cadono sulle note. Ok, terza possibilità, anche quella semplice e immediata, è quello di scegliere un corso online. Un corso online: che differenze ha rispetto ad avere un maestro in presenza? Molte, ovviamente molte, perché sono due cose diverse. E eh, ti dico subito pregi e difetti. Posso parlare dei miei corsi online, perché io quelli dei miei colleghi non li conosco, non li ho fatti. Sarebbe stupido che andassi a fare un corso di pianoforte da mio collega perché, cioè, perché devo sprecare i soldi così, conosco i miei. I miei corsi sono organizzati in generalmente 12 lezioni. Cosa vuol dire? Che in ogni lezione trovi un'ora di video circa anche di più, tutti suddivisi in argomenti, quindi argomento tecnica, argomento brano, argomento improvvisazione, argomento armonia, perché io le tratto da subito, in quanto non credo che si possa studiare il pianoforte senza sapere niente del perché quelle note stanno bene assieme, del perché un accordo suona meglio rispetto a un altro e quindi ti permetto da subito di suonare improvvisando, come abbiamo già fatto. In alcune lezioni ed è bellissimo perché, nel momento in cui non hai l'obbligo di guardare delle indicazioni per suonare. Possibilità di sentire, di forgiare la tua musica e per me questo è importantissimo. Questo è già una differenza molto importante eh, con quello che probabilmente faresti di persona perché nessun maestro di persona, a meno che non lo supplichi e abbia studiato come ho fatto io, anche composizione. Ti insegna composizione, armonia e improvvisazione quando suoni perché è molto difficile, insomma, conciliare tutto. L'altro beneficio delle lezioni che hai è quello del poter avvalerti di video che rimangono sempre lì e a tua disposizione in ogni momento. Qual è la differenza con un maestro in presenza? È che tu arrivi lì, sei emozionatissimo, suoni i tuoi due pezzettini, lui ti corregge, tu non capisci niente, riprovi a suonare, sbagli di nuovo, torni a casa e dici di cosa abbiamo parlato? E fino alla settimana successiva, o se sei molto facoltosa, facoltoso, ehm dopo qualche giorno, se vai due volte a settimana, non hai possibilità di recuperare quelle informazioni. E quindi è molto, molto difficile progredire e farlo con una, certa, um, con una certa velocità. Mentre il maestro durante i corsi online è sempre presente. Ok, altra cosa dirai, è certo, però il maestro in presenza ti corregge quando sbagli. Ok, questa è un'ottima osservazione alla quale io posto rimedio permettendo agli allievi che si iscrivono in modalità premium di mandarmi dei video che commentiamo assieme e loro non vedono la correzione solo sui loro video ma anche su quello dei compagni e grazie a questo processo imparano in breve tempo a diventare molto consapevoli degli errori che stanno facendo e di conseguenza correggerli facilmente e questa cosa è facilitata anche dall'uso del, del cellulare che serve per riprendere la propria postura e tutto il resto e questo diventa meraviglioso perché diventi tu stesso consapevole degli errori che stai facendo e non hai più bisogno di un appuntamento a settimana dove una persona ti dice così va, va male e poi ricominci a fare le stesse cose prima, di, di prima perché è difficile correggere abitudini sbagliate che prendi durante la settimana. Il maestro fa quello che può a lezione, quindi i tempi si allungano. Ovviamente c'è anche una modalità standard che costa di meno, dove le interazioni con me non sono propriamente di un video, eh, anche se alla fine del corso o a metà, se lo vuoi, puoi mandarmelo e io lo guarderò e se vedo delle cose particolarmente eh, importanti da segnalarti ti risponderò, ti dirò guarda questa cosa non va bene. Ovviamente non posso rispondere a tutti perché centinaia di allievi io passerei il giorno solo a fare questo, tutto il giorno senza poter registrare nient'altro ma comunque nel caso ci fossero delle cose veramente grosse di quel video che io permetto alle persone di mandarmi io segnalo assolutamente le, le mancanze le cose che si possono migliorare perché il rapporto con l'insegnante c'è sempre e inoltre chiunque si iscriva ai miei corsi sia standard che premium ha la possibilità di farmi domande sotto la lezione alle quali io rispondo sempre 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 io mi alzo la mattina e so che come prima cosa dovrò correre verso il computer a rispondere a tutti i commenti che sono stati fatti e che molto spesso è una cosa molto piacevole perché sono complimenti, sono ringraziamenti, sono cose stupende che mi fa veramente piacere leggere. A volte sono domande, ma essendo un corso che sta su già da qualche anno. Le domande pian piano diminuiscono perché se vedo che c'è qualcosa di poco chiaro, io rifaccio la lezione, aggiungo dei brani, cioè dei pezzi di quella lezione per chiarire meglio quel concetto. E quindi è un corso rodato, fatto, rifatto. Dove ci sono mille recensioni che puoi leggere, addirittura puoi entrare nella chat per chiedere a chi lo sta facendo o chi l'ha già fatto come si trovi. Quindi, c'è cioè, più di così, non so cosa fare. Ehm, il problema del maestro in presenza, io mi ci metto fra quei maestri in presenza perché fino al 2020 io facevo solo lezioni in presenza e che non ha proprio la possibilità di dirti, cioè non, non si mette un'ora a farti una lezione in cui parla, perché sei tu che stai al pianoforte e quindi ti correggerà quelle due cose, ma gli argomenti per andare avanti saranno molto diradati, saranno 5 minuti per lezione, 10 minuti per lezione, facciamo anche 15, ma non ci sarà mai una lezione di un'ora dove ti fa vedere, rivedere con tutte le dispense. Ho passato mesi a fare queste dispense, con le grafiche, con gli schemi, quindi ogni lezione ha tutto un suo corredo di dispense, di materiale che servono all'allievo per mettersi in testa tutto quello che dico e... Dirai, ma è molto faticoso! No, perché dentro metto anche del, delle cose piacevoli da fare, delle cose che rendano questo viaggio un viaggio di divertimento. Perché poi il primo scopo non è far diventare pianisti eh, diplomati e laureati le persone che frequentano questo corso, ma è farle diventare persone che attraverso il piano hanno il loro rifugio, il loro rifugio musicale dell'anima, nella quale c'è la libertà di poterla fare esprimere e brillare. E questo, secondo me, è l'obiettivo. Principale che c'è in tutti i miei corsi. Molti si chiedono ma fai pianoforte moderno o pianoforte classico? Siamo a livello 1. A livello 1, quando ancora non sai camminare, non c'è danza classica o danza moderna. C'è impariamo a camminare, guardare tutto il mondo, uscire ed essere liberi. Poi di scegliere in quale percorso andare. Ti piace la montagna? Ok, ti ho dato la preparazione per andare in montagna. Ti piace il mare? Andiamo al mare! Ti piace la collina? Andiamo in collina. L'importante è che tu abbia la preparazione fisica, posturale, di mani e di controllo per poter andare esattamente dove vuoi. Quindi, sia con le lezioni che metto all'interno di armonia, di accordi e di improvvisazione, sia con tutta la parte anche classica, troverai l'uno e l'altro in modo che tu possa essere preparato, preparato per fare tutto quello che vuoi. Bene. Non ho trattato l'ultima uh, possibilità, che anche quella è una possibilità che non mi piace molto, che è quella delle scuole. Purtroppo le scuole sono mh, delle fabbriche, del, de, delle imprese, delle aziende che devono fatturare. E quindi cosa succede? Nel migliore dei casi paghi mese per mese, nel peggiore dei casi paghi un anno intero. E questo non ti permette di capire che probabilmente quelle lezioni di gruppo fatte nelle scuole o magari anche individuali per 20 minuti dove il maestro è sottopagato, diciamoci la verità, ho ricevuto una mail qualche tempo fa in cui mi proponevano per 8 euro l'ora di andare a insegnare. Cioè davvero, davvero? Cioè 8 euro l'ora di l'ora in Italia per una partita IVA sono 5 euro se va bene, ma stiamo scherzando. dopo tutti questi anni passati a studiare, il diploma, i libri che cioè, ci saranno, non so quanti migliaia di euro di libri qua, non venite ladri perché sono usati, quindi, cioè, li ho comprati io, ma cioè, sono usati, adesso non li vendete neanche nel mercatino delle pulci, e, e, ed è assurdo, quindi è ovvio che quegli insegnanti sono... Esasperati, magari sono alle prime armi, e non hanno la capacità di capire quali sono i problemi che eh, potrebbe avere un, un principiante e ti mettono a fare le cose che farebbero fare in conservatorio gli insegnanti e quindi dopo pochi mesi non vuoi più andare ma hai pagato l'anno e quindi ciao. E niente, quindi queste sono le eh, mie raccomandazioni se vuoi continuare e sappi che, ripeto, se sceglierai uno dei miei corsi parlerai con me, parlerai non per telefono perché io per telefono ho problemi anche a parlare con mia madre, ma parlerai via mail, nei messaggi, su Telegram. Su Telegram, se mi fai una domanda e io capisco che è una domanda che può interessare a tutti, ti rispondo addirittura con un video. E quindi, cioè, veramente... Ci metto l'anima in questa cosa. Io amo questo lavoro, amo pensare che tante persone, grazie a me, hanno cominciato a mettere le mani su questo strumento e hanno così trovato questo luogo meraviglioso, silenzioso ed espressivo per la propria anima. Perché è silenzioso dato che suono? Perché non c'è nessuna interferenza, non ci sono distrazioni, non ci sono persone che entrano dentro e vogliono a tutti i costi eh, imprimerti il loro pensiero, no, qua non vai male, non c'è qualcosa di te che non sia perfetto, è tutto perfetto, la tua gioia, la tua tristezza, la tua rabbia, ogni volta che metti le mani su questo strumento, la senti e non è cattiva. Facendo, niente perché io sto suonando queste due note, la bemolle, mi bemolle, nel corso ne imparerai a riconoscere, sia l'ottava più bassa, quindi verso sinistra, sia qua. E ho cominciato con queste due note, do, si, do, si, do, la bemolle, mi. Le lascio risuonare col pedale. il pedale E questa per me è già magia. E anche se sono due note che potrebbe suonare chiunque alla prima lezione, è già qualcosa che molto spesso prima di andare a dormire io faccio e mi permette di esprimere e rilassarmi e sentir vibrare, far sentire la mia anima vibrare senza nessuna interferenza, senza chiasso, senza rumore, perché il pianoforte è questo strumento stupendo. Quindi spero di vederti nel mio corso. Oppure spero che in qualche modo continuerai nel pianoforte a trovare qualcosa di, be di bello e di appassionante, a prescindere dal percorso che seguirai. A presto!